Attenzione, sta per cominciare! Kappa Production! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su Heavy Rain! Allora, oggi giocheremo il livello che si chiama Primo Incontro. Ora capiremo perché si chiama così il livello, mano a mano che andiamo avanti scopriremo sempre più indizi su chi cavolo è questo assassino dell'origami. La storia si fa sempre più interessante e siamo praticamente ancora verso l'inizio in realtà delle cose più assurde che vedremo in questo gioco. Mercoledì alle 15:15, 50,9 mm. Ora io facendo un po' di conti mi sembra che questo sia il secondo giorno, perché va detto che entro 4 giorni bisognava trovare il bambino. Intanto questo chi è? Ah, questa è la ragazza. Sì, perché adesso dobbiamo usare Madison, così si chiama. Non Edison, quella della lampadina, ma Madison. Ecco, possiamo vedere lei con i capelli corti da lesbica, ecco. E adesso giustamente si sta sotto la pioggia come una cazzona, ecco. Allora, sentiamo un po' cosa dice. Sono a pezzi. Devo dormire. Pensa, sembra dormire, mi raccomando. A reception. Speriamo che abbiano una stanza. Andiamo qua. Si respira un'atmosfera di angoscia, dal momento che non ci sono ancora notizie del bambino di 10 anni, Sean Mars, scomparso ieri. Sembra che la polizia stia affrontando il caso come l'ennesimo rapimento a opera dell'assassino dell'origami. Se questo venisse confermato, Sean potrebbe essere vivo, poiché le precedenti vittime sono state uccise dai 3 ai 5 giorni dopo il rapimento. Oh! Era andato a cagare, eh? Che faccia di cazzo! Salve dolcezza! Cosa posso fare per lei? Vorrei una stanza. Per lei, qualunque cosa. Controlliamo il registro. Che bocca del cazzo. Guardate, ma che sta masticando. Guarda come fa con la bocca, vedi? Madison Page, 27 anni, single. Per quanto tempo starà qui, signorina Page? Non lo so ancora. Stanza 201, ultimo piano. Le scale sono nel cortile, sulla destra. Grazie. È stato un piacere. Non avevo dubbi. Mi raccomando, inquadriamo le chiappe, perché altrimenti... Ecco, sotto la pioggia, mi raccomando. Inquadriamo le chiappe, perché altrimenti... E qua cosa c'è? Ehi, che sta a fare quello? Ah, sta scopando. Aspetta. Ah, no, sta scopando nel senso... Ecco, bisogna specificare. Ma non si può entrare, vero? Qua cosa c'è? Un distributore di patatine. Qui intanto ci sono le scale. Stanza 201. Scale sulla destra, ultimo piano. Ultimo piano. Stanza 201. Guardate che culo che ha lei. 201, quindi la prima porta sarà. Quella è 101 come la carica. E qua invece è 201. È questa. 203, questa. Oh! Lui! È Ethan! C'è qualcuno? Ma è ferito. Ehi! Oh! Tutto bene? 1-1. Niente ambulanza. Ah, giusto. Mi hai ridotto male, mi serve un muro. Ha fatto un incidente. Nella mia stanza. È la numero 207. 207, non 207, mi raccomando. Altrimenti si offendono i... Allora, dobbiamo andare avanti. Non potevi farti un altro po' di camminata, tu dovevi metterti alla ringhiera.
non vuole andare all'ospedale. Ma perché? 205. È piuttosto malconcio. Non mi ha fatto sentire quello che voleva dire. Ha la chiave? Ha la chiave? Come non la deve avere? Bastante la sua. Apriamo la porta. L1. Perfetto. Oh, vieni sul letto, vieni. L'infermiera che ti cura, ecco. Beh. E lei si sta lì con quelle braccia così. Domande? Prima lo aiuto, poi gli farò qualche domanda. Lei non sta affatto bene, le serve un dottore. Devo avere uno o due costo per rotte. Non si muore. No. Non si muore. Male cane. Attenzione, attenzione. È ferito la testa, sembra grave. La ferita va disinfettata. Beh, io prendo il medikit che di solito sta in bagno. Infatti, vediamo cosa sta qua. Medicine. Ci fanno vedere come si mette in punta. La ferita va disinfettata. Beh, il disinfettante, vediamo, questo cos'è? Parafenol, antipiretico. Somministrare in caso di febbre alta. No, non c'entra niente. Antibiotico. Proviamo quello al centro. Cos'è? Paracomol antidolorifico. Somministrare in caso di dolore acuto, non superare la dose di una compressa ogni 24 ore. Va bene, no? È quello giusto. Oh, in caso di dolore acuti. Ecco, prenda questo. Dovrebbe fare. Che cos'è? Un antidolorifico. Ridurrà il dolore. Bene. Sulla scatola c'è scritto di prenderne uno al giorno. Non credo sia una buona idea superare la dose. No, non posso aspettare. L'ha fatto pure cadere. È nei guai. Non posso andarmene via e lasciarlo qui. Che cosa posso fare? L'armadio sta qui. Sta piangendo, cos'è? Qui cosa c'è? Una finestra, là c'è un quadro. Che cavolo è? Un quadro con le rose? Boh, che altro vuole? Ah, mo gli devo medicare la ferita. Non, come se non bastasse. Che altro posso fare? Mi faccio una pisciata, no? Quello a sinistra cos'è che è? Necofren 100, antibiotico. Somministrare in caso di infezione. Infezione? E da che cosa? In caso di infezione. Ma non è che gli fanno male tutte queste medicine e poi diventa drogato come Michael Jackson? Non credo che gli serva. Non credo che gli serva, allora niente. Che cazzo vuoi? Cos'è che era quello di sopra? Sempre bisogna mettersi in punta di piedi. La ferita va disinfettata. Credo che sia giusto. Sarà questo. Beh, disinfettiamola. Disinfetto la ferita. Potrebbe bruciare un po'. Ehi, la bua, ti curo la bua, ne. Ecco, vedi come sono brava a curare la bua? Posso far l'infermiera. Oh. Ecco, se non altro non si infetterà. Grazie. Grazie. Fossi lei me ne starei a riposo per qualche giorno. Io andrò a farmi una doccia. Ok. E beh, lasci farlo. Che la vedi. Ti aiuto io a fare la doccia. La facciamo insieme la doccia e facciamo un bel film porno. Vieni, dai. Ok, io aspetto qui. Mi chiami se hai bisogno. Se hai bisogno, attenzione. Mo cade nella doccia nudo. Guardala, che si mette a spiare. Parli. Così saprò se è ancora cosciente. Come si chiama? Madison. E alloggia qui al motel?
No, no, vivo in città. Sono affetta da insonnia cronica. Sembra che riesca a dormire solo nei motel, non mi chieda perché. Quando sono troppo stanca vengo a passare la notte qui. Io sono solo di passaggio. E lei cosa fa di bello, Benissimo? Oltre che aiutare gli strani. Faccio la fotografa. Mi occupo di foto di arredamento per alcune riviste di design. E lei? Io sono architetto. Ah, quindi andate d'accordo. Arredamento, architetto. Oh, mo non spia più, eh? Non c'è niente nell'armadio, eh? Gli scheletri nell'armadio, no? Non esci più. Eccoti. La ringrazio. Mi sento già molto meglio. Sei rimesso gli abiti sporchi, che schifo. Va bene. Allora posso andare? Posso andare? No, non te ne andare. Comunque, non mi ha detto come si chiama. Ethan. Sia prudente, Ethan. Se ne va. No, che triste. Perché l'ha fatta andare via, eh? Oh, mo guido te? La scatola. Devo aprire un altro origami. Non capisco perché mi abbia aiutato. Spero che non racconti nulla a nessuno. Non ho molto tempo. Devo trovare mio figlio prima che sia troppo tardi. Ho una sete incredibile. La sete? Aspetta, c'era qualcosa qua. C'era... ecco, apri, bevi, visto che hai sete. Attenzione, ecco, madonna. Che cos'è? Io spero che sia acqua, guarda. Che cos'è? Acqua tonica, una Schweppes? Attenzione alla pubblicità in questo video che non si capisce. Ah, è water, bene, acqua, l'importante è che è acqua. Che non è grappino, perché questo qua si è fatto il grappino. Una volta lei, Madison, una volta lui. Anzi, prima lui e poi lei, insomma, vanno d'accordo un po' per tutto. Arredamento, architette, capito un po' la situazione. Le cose strane dei videogiochi. Oh, sta maledetta scatola. Se la prima prova era andare in contromano, quale sarà la prossima? Oh, madonna. Devo aprire la scatola. Non rompere le scatole. E apri la scatola. Qual è il numero 2? Cioè, non potevi prendere direttamente il numero 2. Oh, cos'è una farfalla? Che cosa c'è scritto? Sei pronto a soffrire per salvare tuo figlio? La vecchia centrale elettrica sulla strada? Che cosa? Oh, oh. Sei pronta a soffrire? Non ho sofferto abbastanza? I soldi c'erano là. Gli antidolorifici, non ce ne freghiamo un cazzo, eh? Adesso che bisogna soffrire di più, gli antidolorifici non se li porta, capito com'è? Oh! Siamo passati a... come si chiama? Il tipo della CIA. O dell'FBI, non mi ricordo mai che cacchio è questo. FBI, mi sembra. Che cosa vogliono? È la prima volta? Prego? La prima volta? Che uccide qualcuno, intendo. Ah, ha ucciso... sì, avevo ucciso... Che poi non sarebbe successo se io non premevo il grilletto. La prima volta è un pugno nello stomaco. Poi ci si abitua. Aggressivo, sincero. Non credo di volervi cercare. Eh? Avevo visto... Avevo visto uno. Avevo visto uno che camminava sul posto, ma... E questo chi è? Il caffè in mano. Chi è? Sì?
Tenente Carter Blake, vorrei farle alcune domande. Oh, non sente niente. Oh! Non se ne stia imparando, così lo perdiamo! Dobbiamo prenderlo! Rincorrere! Quel bastardo! Dove vai? Oh, mo si va ad ammazzare, oh, che fa? Madonna! Attenzione, lui, campione di corsa, stile libero. Oh, oh, oh. Vai a cagare, vai a cagare. Oh, madonna me. Oh! Attento, amico! Levatevi dalle palle. Dribbling! Dribbling! Bastardo! Tutto per aria sta buttando. Vado! Gira! X! Sì, oh. Bello, attento! No! Passo! Su! Oh, oh, vado, vado! Oh, no! Inciampato! Oh, l'ho preso! No! Che fa? No! Tutto il pesce! No, il pesce pozzolente! No! Ancora discrezio, testa di pene! Oh. No, le galline! No, i polli! Il pogliame! Oh. Via! Via! Dove sei, bastardo? Oh. E mo? Dov'è? Sei nascosto. La pistola! E adesso? Dove sarà? Avanti, fammi vedere quel tuo brutto muso. Dove sta? Dov'è il figlio di puttana? Eh? Dove cazzo è Blake? È vero, dove cacchio sta quello? E dove cavolo sta questo, soprattutto? Non vedo gambe io. Oh! Madonna! Oh, no! Oh, nella schiena! No, il mal di schiena che ti verrà! Oh. No! Lo schivamo di nuovo. Oh, bastardo, sembra una spada, sembra, non sembra, eh? Oh! La testata di Zidane, a me non me la devi dare! Bastarda! Mangiatela tu la carne cruda! Oh, bene! Bam! Oh! Oh! Finalmente! Arrivi in ritardo! Pare che stavolta abbiamo trovato l'assassino dell'origami. Non credo proprio, altrimenti sarebbe già finito il gioco. Oh! Ok, bene, basta per questo video, può bastare, per questo video può bastare. Intanto qua abbiamo visto Scott, mo qua si è fatta pure la dormita, pausa. Gatto e topo, pure il trofeo abbiamo fatto. Ok. Ok, allora ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, avete visto anche un po' di action, un po' di azione, e ci rivediamo ad un prossimo video!